Amici di Manfredonia TV, amici di Parlando di Sport, About the Sport per gli anglosassoni e soprattutto per la gioia del direttore di Manfredonia TV, il professor Vincenzo Di Staso. 27esimo appuntamento per raccontarvi della vittoria importante, fondamentale per la stagione del Manfredonia in casa del Cinzia, a Genzano Romano. E poi per parlarvi di quanto accadrà nei prossimi 180 minuti, decisive sia in vetta per capire se sarà il Bicelli, attuale primo in classifica, o sarà il Trastevere che negli ultimi 180 minuti riuscirà forse a riguadagnare la testa della vetta che ha avuto per quasi tutta la stagione. In coda invece sembrano fatti i conti per quanto riguarda sia Ciampino che Agropoli, ormai le retrocessioni dovrebbero essere già decretate. E in bilico forse sarà l'unico play-out a disputarsi quello tra Madrepietra e Vultur. E poi ovviamente parleremo dei festeggiamenti del Foggia Calcio che davvero stanno coinvolgendo tutta la nazione, se non oltre addirittura i limiti nazionali. Davvero tutti sembrano contenti per questa promozione che mancava da troppo tempo a Foggia. In coda poi le considerazioni sulla seconda categoria e parleremo dei playoff della Sannicandrum e probabilmente della salvezza diretta della Salvemini che proprio domani ha una partita delicatissima in casa. Per parlarvi di questo vi presento i miei ospiti, torna sempre con grande piacere Antonio Castriotta che ringrazio, grazie Antonio. Ciao Antonio e un saluto a tutti i nostri affezionati telespettatori. La bellezza della signora Sichelle, di Mary Fabrizio, grazie Mary per Grazie, essere qui con noi grazie anche questo pomeriggio. E poi la new entry, forse è la prima volta parlando di sport, anche Sì, la se non prima è la volta. prima Manfredonia TV. Grazie a Paolo Moneta. Grazie Antonio dell'invito e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Allora Antonio, cominciamo da questo Cinzia Manfredonia, che un po' di paura lo faceva questo Cinzia all'inizio, non fosse altro che un po' di scetticismo l'aveva provato tutta la fatica che aveva dovuto fare il Gravina per vincere a Genzano. E, insomma, invece pare che il Manfredonia abbia vinto meglio e con più merito e quindi alla fine forse addirittura ha fatto meglio del Gravina a Genzano. Sì, certamente sì. Io sono stato informato da un amico che ha assistito all'incontro a Genzano, il quale minuto per minuto mi informava sulle azioni più pericolose di questo Manfredonia. Beh, il primo tempo, almeno diciamo, per i primi 30 minuti, la partita è stata molto spigolosa, con l'Anzio poco arrendevole rispetto alla Manfredonia. No, scusa, l'Anzio, Genzano. il Cinzia, il Genzano poco arrendevole rispetto a questo Manfredonia perché diciamo, aveva già dato la settimana prima filo da torcere al Gravina. Beh, è chiaro che nei propositi di questa società c'è quello di fare più punti possibili e sperare eventualmente nel ripescaggio nella stagione sportiva che verrà. Beh, il Manfredonia ha fatto una gara corta, propositiva e dopo la mezz'ora ha cominciato a macinare gioco e calcio e la vittoria è intervenuta soltanto al 34esimo del secondo tempo con un pregevole assist di Malcore al subentrato Coccia che quindi ha portato in vantaggio il Manfredonia, anche se va evidenziato che a parte diciamo, il gol di Coccia, il Manfredonia si era reso pericoloso in altre occasioni con la porta e con lo stesso Malcore che aveva segnato un gol, però gol che non è stato convalidato per una errata segnalazione da parte dell'assistente e quindi probabilmente il bottino sarebbe stato più cospicuo rispetto all'unica rete che è stata segnata sul tabellino, ma il Manfredonia ha fatto la partita giusta. Questi 3 punti sono veramente stati importantissimi per il Manfredonia perché ci hanno portati a quota 41, quindi ad un passo dalla salvezza. Manca veramente pochissimo in percentuale, uno Manca solo 0,2%. la matematica, perché Manca soltanto la già negli matematica. anni passati a 40 punti comunque c'è stata sempre la Siamo a salvezza. 41 punti, non siamo perché la matematica ancora non ci può far ritenere matematicamente salvi, però chiaramente manca veramente pochissimo. Credo Antonio, ha che. avuto ancora ragione la strategia di Raimondo Catalano, che è partito guardingo con tre centrocampisti con propensione difensiva, e parlo di Cicerelli, Pazienza,
è gentile. Poi invece quando ha fatto in qualche modo sfogare la verve del Cinzia, ha proposto proprio per fare più fase offensiva, per alzare il baricentro della squadra, ha proposto Gentile, che guarda caso poi è andato a segno e ci ha fatto vincere il match. Sì, certamente sì. Beh, è chiaro che Catalano ha dovuto privarsi di Coccia per problemi fisici, quindi Coccia è stato infortunato per tanto tempo per uno stiramento. Lo stiramento è stato sì recuperato, però è chiaro che non ha ancora quella condizione fisica tale da consentirgli di giocare senza alcun problema i 90 minuti. Quindi è un Coccia utilizzato a tempo parziale. Però l'infortunio di Coccia ha poi messo Catalano in condizioni di dover scegliere un assetto tattico differente rispetto a quello che aveva caratterizzato le prestazioni antecedenti all'infortunio di Coccia. E ha trovato anche un equilibrio tattico perché se andiamo a vedere, Gentile, insomma, è un giocatore che nella parte finale di questa stagione si è letteralmente rigenerato, quindi ha dato veramente manforte a questo centrocampo, offrendo delle prestazioni di buon livello. Pazienza è un intoccabile, Cicerelli è un 96 e lo devi inserire necessariamente da qualche parte perché comunque sappiamo che i criteri anagrafici degli under impongono al mister di tenere in campo per tutta la durata della partita 4 under, quindi uno ce lo hai praticamente in porta, è insostituibile, poi ce n'hai un altro in difesa, un altro a centrocampo e uno sul fronte offensivo. Soprattutto perché Mangarau, che era titolare sull'esterno basso, l'altro E quindi 96. ha dovuto spostare Romeo dietro per fare l'esterno basso e quindi necessariamente devi mettere a centrocampo un under, in questo caso Cicerelli, che ricordiamolo è un difensore esterno anche lui, e comunque fa bene a centrocampo, è uno che comunque sia lotta, recupera palloni, a volte attacca anche alla profondità, tant'è vero che poi con la Gelbi sono segnato il 47esimo il gol che ci ha consentito di pareggiare. Quindi l'assetto tattico di Catalano io l'ho condiviso in pieno, benissimo ha fatto poi ad osare inserendo un elemento che dà maggiore profondità alla squadra, che è Coccia, che io l'ho sempre definito il Florenzi del Manfredonia Calcio, perché è in grado di poter svolgere qualsiasi ruolo in campo, quindi può difendere da terzino, può fare l'esterno di centrocampo, così come può fare l'esterno d'attacco. E questo Coccia, ricordiamolo, quest'anno ha segnato già 8 reti. Quindi ogni volta, Quasi e tutte decisive sono importanti. state reti decisive, quindi non possiamo altro che fare complimenti a lui e complimenti anche al mister che è riuscito a portare a casa una vittoria importantissima ai fini della classifica. Meglio una stagione davvero da incorniciare, quella di Giuseppe Coccia, che tanti addetti ai lavori vorrebbero già in Lega Pro. Io e Antonio eravamo biceglie quando Mister Ragno gli disse che questa Beh, categoria è certo, stretta per lui. con questi 8 gol, come diceva Antonio, può andare ben assolutamente in Lega Pro, cioè può aspirare assolutamente. Se mantiene questi, peccato per questo infortunio, perché magari poteva fare molto di più, quindi questa cosa l'ha limitato un attimino. Vedi, siamo salvi. Ma assolutamente sì, dai. È decisiva la partita con il Trastevere. E Anche vediamo perché cosa succede. La stessa partita è decisiva anche per il Trastevere stesso, quindi magari in questo momento è cambiata la situazione della classifica e quindi potrebbe avere un attimino di. Vediamo, magari il Manfredonia ne può approfittare di questo momento del Trastevere e potrebbe vincere, ci speriamo insomma in questa vittoria. A noi serve matematicamente un punto, da quello che ho capito bene, insomma, un punto, quindi anche un pareggio con il Trastevere o poi con la Nocerina in casa e siamo salvi. invece Paolo, chi vince il campionato? Noi faremo da freno a Trastevere, ma Biceglie vince a Nocera? Sì, secondo me sì, Antonio. C'è un entusiasmo molto contagioso da Biceglie, volano sulle ali dell'entusiasmo. La squadra c'è, penso che sarà l'anno giusto per Biceglie per vincere il campionato, che comunque ricordiamo ha avuto una penalizzazione di 3 punti, altrimenti poteva già festeggiare la promozione.
però penso che il Biceglie vinca senza problemi. Vediamo cosa è successo nella 32esima giornata. Meri, ti prego di i risultati. Sì, della 32esima giornata. Allora, Picerno Herculaneum 1-2, Nocerina Agropoli 6-0, Madrepietra Daunia Anzio 2-2, Biceglia Città di Ciampino 2-1, Vultur Francavilla 1-1, Cinzia Manfredonia 0-1, Nardò Potenza 3-0, Gelbison San Severo 2-4, Gravina Trastevere 1-0. Antonio, voglio approfittare dell'arbitro, pure del legale, perché c'è stato un video di Arleo che non so se tu hai fatto in tempo a vedere, ma a un certo punto è sparito dal web, in cui Arleo si lamentava del comportamento di Campana, il mister dell'Herculaneum, di pseudo minacce o comunque del fatto che il mister abbia in tutti i modi cercato di innervosire la squadra e il tecnico, sono quasi arrivati alle mani a quanto pare, però di tutto questo non c'è più traccia in rete. Dobbiamo assistere anche a questi episodi in questa appendice del campionato. Solitamente la sportività vorrebbe che questi episodi non dovrebbero verificarsi mai, perché chiaramente sono un attentato al calcio e quindi a chi veramente ama il calcio. Però la cultura del sospetto non è diciamo un problema attuale, ma c'è sempre stata, perché io da arbitro lo posso dire, mi è capitato a volte di dirigere degli incontri dove i calciatori si sono letteralmente impegnati a fornire uno spettacolo veramente indecente, scusa se parlo in questi termini, ma da che mondo è mondo non lo dovrei dire, ma le molte partite a fine campionato vengono tra virgolette sistemate, cioè i calciatori si rendono dei favori, anche perché ricordiamolo, ne parlavo con un addetto ai lavori, cioè quando magari devi affrontare una squadra che ha necessità di fare punti oppure di dover togliere punti a un'altra squadra, a volte i calciatori tra di loro si sentono telefonicamente, ma anche con i mister, che fanno promesse ai calciatori che dovrebbero in qualche modo sistemare il risultato. Magari se ci dai una mano l'anno prossimo ti chiamo, vado ad allenare questa società, è sicuro che ti chiamo. Cioè, chiaro, è difficile da dimostrare queste situazioni, però da che mondo è mondo ci sono sempre state. Ora, tornando alla... Noi sappiamo di un Paganese Cavese finito misteriosamente a vantaggio della Paganese, che ci ha costretti praticamente a lasciare i professionisti. Beh, certo, le due squadre campane, di che cosa stiamo parlando? Ora, tornando al discorso del Picerno, il Picerno è una squadra che era salva, quindi che aveva raggiunto la salvezza a 42 punti, affrontava l'Herculaneum, una squadra che invece aveva necessità di fare punti. Beh, intanto io credo che i giocatori del Picerno siano appagati e quindi abbiano affrontato una squadra che certamente è andata lì sul campo e diciamo non esplicitamente, ma magari con dei comportamenti in campo, con una certa fallosità, avranno fatto ben intendere al Picerno che gli necessitavano i tre punti. E quindi cosa vuoi fare? Cioè, puoi far intervenire l'ufficio indagini, cioè, la partita si disputa sul campo. Con noi il Picerno si è impegnato perché non aveva raggiunto la matematica salvezza e quindi ci ha rifilato due reti, anzi tre reti se non sbaglio. Sì, c'è il treffi. No, il ritorno di quest'anno 2-0. Scusami, tu c'eri tra l'altro. Io ero presente, scusami. appunto, ci ha rifilato due reti. È stata una delle peggiori prestazioni. Una delle peggiori prestazioni del Manfredonia, anche perché secondo me l'assetto tattico deciso da Catalano io non l'ho condiviso, perché abbiamo giocato con Molenda e con Lauriola e con l'unica mezza punta. Io e Vincenzo di Sassi invece ci siamo stati l'anno precedente e abbamo vinto. Quindi appunto, l'anno prossimo ci andiamo io e Vincenzo. Beh, infatti, sicuramente porterete più fortuna. Però, ripeto, sono situazioni che si possono verificare. Certamente l'Herculaneum è una squadra tosta, ricordiamolo. I calciatori sicuramente avranno avuto un atteggiamento nei confronti dei calciatori del Picerno particolare, nel senso che gli avranno fatto intendere, ma insomma a noi servono i tre punti. È inutile che magari ci mettete il massimo dell'impegno contro di noi. Queste sono cose che in campo si dicono.
anche se non li ascolta nessuno, però da che mondo è mondo, ma non è soltanto la Serie D, l'Eccellenza, la seconda categoria, no, la prima, è anche la Serie A, cioè, e anche in Serie A. Non si può rimarcare che sono atteggiamenti scorretti. Sono atteggiamenti scorretti, però verso i quali non si può fare assolutamente nulla. Certo. Sono cose che capitano nel calcio. Miri, il tuo parere. No, dai, io sono troppo su questa cosa, non ho assistito, non l'ho seguita, quindi non potrei esprimere un mio parere. La domanda di riserva. Ti aspettavi questo San Severo che così d'amblè uscisse fuori dalla sono contento, dalla dai. Zona di retrocessione? Io l'avevo visto un po' in crisi dopo la vicenda Falconi, sì, quando c'è stato il cambio, Invece poi ha avuto due zampate importanti dopo la sconfitta in casa con Madre Pietra, poi sembrava veramente in crisi, lì era veramente in crisi. Ti aspettavi? È bello quando una squadra si riprende, riesce a tirar fuori quella grinta e la voglia di riscatto, è positivo, insomma, merito anche all'allenatore che è riuscito a far bene, insomma. E domani, adesso vedremo il quadro completo delle gare di domani, anzi forse è il caso che Meri ci dia subito lettura della 33esima giornata. Non abbiamo letto la classifica. Abbiamo la classifica. Sono stati letti i risultati, dovrebbe leggere la classifica. Allora ti prego di leggermi la classifica. Perché purtroppo questo Andrea ci ha proposto e quindi non posso fare altro. Non possiamo anche ascoltarci perché Andrea ce le spara. Allora, quindi finalmente vediamo in testa una squadra pugliese che è il Biceglie a 68 punti, il Trastevere a 67, Nocerina a 64, Gravina a 58, Nardò 56, Gerbison 47, Picerno 43, Herculaneum pari punti con Manfredonia 41 punti, San Severo 40 punti, Francavilla 40, Potenza 39, Anzio 38, Vultur 37, Madre Pietra 31, Agropoli 26, Cinzia 22, Ciampino 19. Bene, adesso andiamo a vedere la classifica, l'abbiamo adesso già... Adesso vediamo la classifica per il prossimo turno, 33esima giornata. Una domandina veloce volevo farla ad Antonio. Antonio, comunque è una stagione positiva per il Gravina, stanno tirando le somme, considerando che il primo campionato di DD della squadra barese, almeno il Gravina sono molto contenti, molto soddisfatti, di un playoff ancora tutto da disputare, tra l'altro, perché non è... mica ha detto che non si possa arrivare alla Lega Pro attraverso i playoff. Sì, a consuntivo certamente possono ritenersi soddisfatti, anche se hanno mal digerito alcuni passi falsi commessi da questa squadra durante il campionato, che hanno portato poi all'avvicendamento di mister De Luca, su cui la società chiaramente mirava tantissimo, quindi faceva molto affidamento sulla capacità di questo mister di fargli compiere un doppio salto di categoria, come era poi avvenuto per il Francavilla Fontana e la stessa Fidelis Andria. Ma questo in effetti poi non c'è stato. Chiaramente c'è stata molta delusione da parte del pubblico del Gravina, perché questa squadra ha un organico di prim'ordine, forse tra gli organici migliori della Serie D, quindi ha 23 elementi di valore e diciamo di questi tutti quanti giocherebbero titolari in qualsiasi squadra della Serie D. Purtroppo c'è stato qualcosa che non ha funzionato per il verso giusto, probabilmente un po' di inesperienza, qualche errore tattico commesso da mister De Luca, che è un mestiere importante ma forse non è un vincente, e quindi vincente di categoria parlo, di Serie D, e quindi questo Gravina si è comunque sia ritrovato a perdere delle posizioni importanti di classifica, però è in piena zona playoff e certamente darà il massimo durante l'espletamento di questo mini campionato, che poi porterà a decretare quelle squadre che probabilmente potranno approdare alla Lega Pro. Non so se poi riusciranno in questo, però credo che ci siano tutti i presupposti per ben figurare nei playoff. Antonio, invece voglio anche una tua riflessione sulla sfida per il primato. La Nocerina comunque anche con 6 punti andrebbe a 70 punti, mentre sia Biceglie che Trastevere possono farne almeno 71. Questo cambierà l'atteggiamento della squadra della Nocerina, o comunque giocheranno la partita dell'anno in ogni caso quelli di Nocera?
Diceva qualcuno che il Nocera, per poter perdere il Biceglia, deve andare lì con una valigetta di soldi, scusami. Beh, questo è detto da un arbitro, insomma. Dai, consentimi una battuta di... una cioè, battuta. Allora, certo. Allora ce ne vorrebbero due di valigette. No, una alla Nocera e una al Manfredonia. No, allora. Beh, certamente è una partita importantissima quella che la Nocerina domani dovrà dico, affrontare. Dico, lo spirito sarà quello della battaglia a tutti i costi, o comunque... Ma certamente sì. Si potrebbero risparmiare in considerazione che, insomma, qualche infortunio, qualche incidente potrebbe togliere qualche secondo me secondo me la Nocerina domani onorerà il campionato, quindi disputerà la partita della vita, almeno credo, perché se poi dovesse venire fuori ci saranno tanti riflettori sulla Nocerina. Io credo che verrà mandato anche qualcuno dell'ufficio indagini, probabilmente. Sicuro. Certamente sì, perché comunque certo che se le dovesse vincere tutte, però può anche accadere che il Trastevere le perda tutte fino a fine campionato. Quindi non è detto che il Trastevere c'è a Manfredonia e poi deve andare a Genzano. Deve giocare contro il Cinzia, dove a conti fatti dovrebbe agevolmente vincere, però il calcio ci ha abituato poi a delle grandissime sorprese. Ma io mi auguro comunque sia che la Nocerina domani giochi la partita con lealtà sportiva, quindi affronti l'avversario come ha fatto con tutti gli altri avversari, rifilando anche delle 6 gol, 4 gol nelle ultime partite, quindi perché lo sappiamo benissimo, la Nocerina ha un organico veramente importante di primo ordine, davanti c'ha Fella, Girardi, c'ha Siclari, cioè, quindi giocatori in grado di segnare in qualsiasi momento. Affronterà il Biceglie, che è una grandissima squadra, sarà partita vera. Andrà con un seguito importante. Sarà partita vera. Si ove mai parla dovesse... di 1.000 persone. Come? Si parla di più di 1.000 persone. Domani. 1.000? Cioè, credo che ci saranno almeno 3.000 persone. Da Biceglie? No, da Biceglie arriveranno 400 persone, perché soltanto 400 sono i biglietti che la prefettura ha stanziato in favore dei bicegliesi. Nonostante ci siano state delle grosse proteste da parte del pubblico di Biceglie, perché volevano approdare però per motivi di ordine pubblico il prefetto, cioè il questore, scusami, ha impedito alla società di acquisire più biglietti rispetto a quelli che sono stati messi a disposizione. Beh, ci sarà un pubblico folto a Nocera. Io ci sono stato quando ho assistito alla gara che il Nocera ha giocato contro il Manfredonia. Credo che il Nocera si impegnerà e farà la sua partita. Beh, potrebbe anche venire fuori un pareggio, che in questo caso poi un pareggio andrebbe a beneficiare il Trastevere, che chiaramente con la radiolina accesa, i dirigenti, se dovesse la partita dovesse fermarsi sul pareggio, è chiaro che loro giocheranno contro il Manfredonia per vincere. Però io non escludo che il Manfredonia possa andare a fare il risultato a Trastevere, perché questo Trastevere non si può dire che sia in caduta libera, per carità. Però è sempre una squadra, dal punto di vista psicologico, un po' provata dalla sconfitta che ha subito contro il Gravina. Beh, ha fatto un girone di ritorno. Gravina, che ha giocato la partita della vita, probabilmente anche per favorire i biceliesi, che sono comunque cugini. Ma però obiettivamente ha fatto poco il Trastevere. Poi nel girone di ritorno ha avuto... Ha fatto tantissimo il Gravina, cioè contro il Trastevere. Diciamo, il Gravina ha fatto veramente una grande partita contro il Trastevere, si è impegnato e quindi non ha consentito poi al Trastevere di poter né segnare, e quindi meritatamente il Gravina ha vinto. Però in questi casi, ripeto, cioè, siccome i calciatori sono una grande famiglia e tra di loro col telefonino si sentono, perché oggi giochi a Biceglie, domani... grande famiglia vi piace. Eh sì, oggi giochi a Biceglie. Magari poi sul campo fanno finta di litigare. No, oggi giochi a Biceglie, domani giochi a Gravina, domani giochi in un'altra società. Ci sono i procuratori. Ci sono i procuratori, ci sono praticamente gli allenatori. Tu pensi che probabilmente i dirigenti di Manfredonia non siano stati in qualche modo sollecitati a fare una grande partita contro il Trastevere? Ma penso proprio di sì. E quindi, scusami, non mi piace borse, siamo arrivati quasi alla fine di queste trasmissioni. Mi piace. Poi non siamo nati ieri. No, sempre. Mi piace comunque dire le cose come stanno. Vai, queste telefonate, nel senso, insomma, impegnatevi, perché magari se vi impegnate e mettete in difficoltà il Trastevere, magari noi che siamo il Biceglie, non è, cioè, voglio dire, il tifoso magari viene fuori con queste esternazioni. Noi che siamo il Biceglie abbiamo più possibilità di vincere il campionato. Quindi. Poi mi devi dire in privato se questi reati si prescrivono. Bello scherzo, Antonio, eh. Perché sennò non posso dirla una cosa. No, queste cose sono sempre si prescrivono questi reati, Antonio. No, cioè bisogna dimostrare, non è che non è, cioè, bisogna dimostrare, comunque sia, poi sul campo ci vanno i giocatori e i calciatori in 90 minuti sono loro che con le loro prestazioni determinano i risultati finali.
Però è chiaro che io non ci sarà mai che un dirigente o un mister possa dire ai calciatori non giocate a calcio, no, perché dovete favorire una squadra. Casomai, io infatti ho parlato di grande famiglia dei calciatori, sono loro che si sentono telefonicamente e magari non è che ce la convinci, per carità. Però se una squadra ha raggiunto il proprio obiettivo ed è appagata, è inutile magari impegnarsi a mille quando magari sai che l'altra squadra, dove ci sono amici e tutto il resto, ha interesse a vincere il campionato. Quindi ci sono delle situazioni che inevitabilmente si vengono a creare a fine campionato, perché parliamoci chiaro, il San Severo che va a segnare 4 gol in casa alla Gelbison, cioè non è che hanno concordato il risultato, assolutamente fermiamoci, no, fermiamoci, ti prego, no, infatti, no, se non stiamo andando oltre, non vorrei, no, ma io ho parlato di l'ufficio indagini, no, 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 io sto parlando di stimoli, scusami. Il San Severo che segna 4 gol alla Gelbison, cioè, voglio dire, ma in un momento diverso del campionato, siamo sicuri che il San Severo avrebbe potuto segnare 4 gol alla Gelbison in casa? Io credo proprio di no. Boh. È una mancanza di stimoli. Ieri la 33esima giornata. Non mi esprimo su questo. La 33esima giornata. 33esima giornata vede il Ciampino con il Picerno, Nocerina Biceglie, San Severo Cinzia, Francavilla Gelbison, Potenza Gravina, Agropoli Madrepietra, Trastevere Manfredonia, Herculaneum Nardò, Anzio Vultur. Paolo, una grossa occasione per Madrepietra per fare più punti, per arrivare ai 36 punti che sarebbero importanti per fare il play-out. Potrebbe vincere. E quindi dovrebbe vincere ad Agropoli. Dovrebbe vincere ad Agropoli, ma secondo me vincerà il Madrepietra ad Agropoli, perché beh, comunque... Io mi aspettavo che domenica battesse Lanzio, invece neanche in superiorità numerica ci è riuscito. Invece c'è Anzio Vultur che vale il play-out. Vale il play-out per entrare. Ce la fa la Vultur, secondo te, a riprendersi dopo il... Dopo aver battuto il Trastevere non ha fatto più punti la squadra di Roberto Sosa. Secondo me ce la farà. Secondo me ce la farà, perché comunque... Quindi vedi peggio Lanzio? Sì, Lanzio la vedo meno pronta. E vedo la Vultur più squadra, e che gioca con più orgoglio. La ricordo anche a Manfredonia, fece un'ottima partita, molto accorta. Quindi secondo me ce la farà la Vultur a raggiungere i play-out. Vedremo. Ci ricorderemo di questa valutazione. Antonio, non so se hai avuto modo di seguire gli allenamenti questa settimana. Che ti aspetti? Che formazione schiererà, secondo te, Raimondo Catalano? Il solito atteggiamento accorto, protettivo all'inizio, e quindi coccia magari nella ripresa, o ti aspetti qualche novità? No, la novità intanto gli manca D'Angelo dietro, la novità è questa, che certamente Romeo non potrà giocare sulla fascia e quindi dovrà necessariamente giocare centrale difensivo accanto ad Esposito. Poi l'altro è Fiore, quindi dovrà inserire sull'esterno inserirà quasi certamente Cifarelli, come ha fatto a Gravina, quasi certamente Cifarelli. Poi centrocampo resterà invariato e quindi al secondo tempo probabilmente Gentile, sì, non lo modificherà, credo, perché oramai ha un certo affidamento su questi calciatori e quindi li sta premiando. È avanti Malcore, la porta è Molenda. Certamente sì, ma anche se io l'ho visto un po' acciaccato Molenda, però mi ha detto che sta bene. Però se non è Molenda, secondo me inserirà Lauriola. Michi Rinaldi. Sì. Lauriola è un caso chiuso ormai. Sì, secondo me sì. Beh, posso dire però che è stato gestito male alla fine. Perché prendere un calciatore così quotato, che solo l'anno scorso ha fatto bene la Coppa Italia col Foggia in Lega Pro? Tu sai benissimo che io sono stato uno dei fautori dell'arrivo di Lauriola qui a centrocampo, però probabilmente questo ragazzo non si è integrato per bene nel gruppo, perché è arrivato a stagione in corso, quindi ha trovato della concorrenza in avanti. Diciamocelo chiaramente, nel Manfredonia c'è un gruppo di persone questo è vero, il problema più grosso è stato c'è molto collante tra questo gruppo di persone, è chiaro che anche quando viene utilizzato in campo comunque sembra spaesato, sembra avulso dal gioco. Poco lo assistono, poco gli passano palla al centrocampo, dove proprio non ci azzeccava nulla. Comunque sia, non si può dire assolutamente nulla, perché dopo sai benissimo che questo gruppo, parliamo dei 9 undicesimi,
di questa squadra, oramai si conoscono da diversi anni, sono affiatati tra di loro, Molenda, Laporta, voglio dire Romeo, Tarolli, cioè, quindi si viene a creare un certo collante, un certo affiatamento, e poi comunque, per carità, anche con i nuovi si sono integrati bene, sì, è sì. Proprio un caso a sé stante, secondo me. Sì, no, si sono tutti integrati bene, però ripeto, questo è il gruppo storico, cioè nel senso che comunque sia Molenda, da quando poi è partito Massimiliano, con l'arrivo di Catalano ha trovato quasi sempre utilizzo nella formazione titolare, e poi ha reso, diciamocelo chiaramente, Molenda, a parte qualche prestazione opaca, poi ha dato un grandissimo apporto alla squadra, perché comunque è in grado di saltare l'uomo, ha fisicità. Lauriola ha avuto anche le sue chance, ricordiamolo che comunque a Biceglie il secondo gol del Manfredonia è avvenuto grazie ad un assist che Lauriola ha fatto su Coccia, lo ha mandato a rete, certo. Però non si è perfettamente integrato in questa squadra, questo bisogna dirlo. Miri, allora parliamo del Foggia, parliamo della grande festa che tutti sembra tutti stessero, sì, aspettando questa anche vittoria. Vip, ne hanno parlato da tutta Italia, stanno arrivando, sì. Congratulazioni poi, in primis a Giuseppe, bisogna dirlo, sì, poi al ritorno a Capua si sono incontrati il Manfredonia con il Foggia sul pullman, e Lucia Melcarne è riuscita a scattare una foto a Beppe e al mister, me l'hanno mandata lì al momento, infatti è una foto che è girata tantissimo, sta sul web, è molto carina, è stato veramente bello. Hanno fatto una grande festa a ritorno, veramente esagerata, tanta gente. Sembrava lo stesso mister diceva, sembra di stare al Real Madrid, una squadra, cioè una cosa... Mire, inciso pure hanno inciso le prestazioni, pure il modo con cui il Foggia ha vinto, sì, che ha soprattutto perché erano gente. Partiti male. Allora, l'anno scorso, se avessero vinto l'anno scorso, era quasi scontata la Serie B l'anno scorso, per come erano andate le cose. Invece questa cosa che si è riportata a quest'anno col cambio dell'allenatore, senza togliere nulla a De Zerbi, per carità, però Giovanni si è inserito in un modo eccezionale e con molta tranquillità, veramente è iniziato che gli davano addosso, cioè non ci ricordiamo come è iniziato il campionato, però ora è stato veramente omaggiato, è stato, tutti si sono ricreduti, e tutte quelle persone che gli hanno non credevano in questa risalita del Foggia si sono veramente... Speriamo che si faccia bene pure in Serie B. Beh, diciamo che secondo me lo scopo del Foggia, anche se non lo dicono a lungo termine, secondo me è quello proprio di salire in Serie A, perché possono aspirare. Foggia è una piazza così importante. Sì. Però è una cosa a lungo termine, insomma, 13-14 mila spettatori, diciamo, partita, hanno una bella società dietro, insomma. Loro hanno una bella società che è molto uniti, quindi possono crescere tanto. La Serie B è eccezionale, perché poi diritti televisivi, tutto quanto. Ma sì, quindi, come l'abbiamo detto, fa bene a tutta la provincia, tutto il territorio. Perché sì, comunque sì. C'è tanta voglia di calcio nel territorio. Grazie. Quindi poi lei... anche a Pio e Medeo che hanno. Ma Pio poi hanno pubblicizzato il Foggia veramente in tutto il mondo. Perché sono fatti con la loro simpatia, che saluto perché sono veramente eccezionali. Mi hanno emozionato nell'ultima puntata di giovedì. Stati veramente bravi, non c'entra niente, insomma, però io ho pianto, insomma, molti hanno pianto a Foggia, sì. Vabbè, io ero con loro a vedere le partite anche l'anno scorso, e veramente si piangeva, io ho fatto una foto a Medeo dove proprio piangevo, è una passione bella. Che non ci ricordavamo a Foggia per i Satanelli. Paolo, un'osservazione volevo fare insieme a te. Qualche volta gli infortuni aiutano, perché secondo me pure l'assenza di Sarno e la possibilità di impiegare Di Piazza, l'attaccante centrale e l'esterno, invece di, parlo di
adesso non mi vengono i nomi, momento Mazzeo di... Centrale, Mazzeo Centrale di Piazza Galli, e l'esterno, l'esterno di destra, non mi viene neanche a misa Galli, Chirico, Chirico, Chirico. La possibilità di schierare di Piazza Chirico e Mazzeo comunque ha dato secondo me un'incisività diversa e una profondità maggiore all'attacco del Foggia, perché Sarno per quanto sia sicuramente un talento, però secondo me con, a parte che con Chirico non poteva giocare, ma poi spesso è lezioso e molto prevedibile. Antonio, concordo con te, a volte aiutano gli infortuni e danno la possibilità al mister di sperimentare magari qualcosa che già avevi in mente, perché non penso che da un giorno o un altro abbia cambiato modo di giocare il mister. Con questo infortunio ha avuto la possibilità appunto di mettere in campo le sue idee e sono stato ben ripagato, insomma, di Piazza con Mazzeo si è trovato alla grande, perché comunque secondo me Mazzeo ha fatto un ottimo lavoro sia da centravanti Boa, che comunque riusciva a segnare, sia riusciva a mettere in condizione di segnare di Piazza, e chi ricorda di Piazza comunque è stato preso a gennaio appunto perché si era capito che lì serviva un uomo che vedesse la porta, che ti desse la profondità, cosa che non poteva garantire al 100% Sarno, che se ne è infortunato. Ovviamente non si mette in discussione il talento di Sarno, no, però del cielo, però... anche se un giorno vi farò spiegare da Giuseppe perché non ha fatto la Serie A Sarno, lui penso l'abbia capito. Sì, penso lo sappia. Antonio, continuando questo discorso, poi alla fine ha inserito Deli, che a differenza di Sarno è ambidestro, entra da destra, da sinistra, da centro, praticamente gli ha dato un ruolo che lo rende immarcabile al centro del campo. Sì, è stata questa, pure noi l'abbiamo detto molte volte in trasmissione, è stata questa una delle mosse vincenti di Giovanni Nostroppa. Sì, certamente sì, cioè, ha più d'utilità tattica Deli rispetto, diciamo, a Sarno, certamente sì, quindi è riuscito a dialogare benissimo con Mazzeo, quindi il quale oltre ad essere un grande bomber è stato anche uomo assist, e tanti gol di Deli sono nati proprio da assist che gli ha fornito Mazzeo. Però io quest'anno vorrei anche, diciamo, puntare il dito e quindi fare un elogio al portiere del Foggia. Guarna. Tutti quanti esaminano il Foggia in avanti, ma nessuno si rende conto invece che grande artefice di questa promozione è il portiere. Soprattutto, scusami Antonio, il portiere e anche la difesa, se mi non è stato sempre molto impegnato, però faceva pochi interventi, ma decisivi. Ascolta, noi abbiamo visto alcune partite, una di quelle con il Messina poteva tranquillamente chiudere il vantaggio 2-0 contro il Foggia, e invece ha fatto degli interventi veramente prodigiosi il portiere, ma non soltanto in quella partita. Cioè quest'anno veramente in alcune partite il portiere è stato provvidenziale per il Foggia Calcio, perché ha consentito a questo Foggia poi di realizzare un risultato positivo, consuntivo della gara. Quindi anche la difesa ha ben retto quest'anno, è stata... Francoletti e... Esatto, ha fatto un grandissimo campionato. Credo che tutti i reparti abbiano funzionato benissimo, i cambi tattici che Giovanni Nostroppa ha deciso a campionato in corso abbiano prodotto dei buoni risultati, dei buoni frutti, quindi bisogna dargli ragione. E consideriamo che questo Foggia poi non ha potuto utilizzare per quasi 10 giornate Mazzeo, che era infortunato, e nonostante tutto ha vinto le prime 6 partite del campionato, giocando anche a porte chiuse. Il Foggia ha stabilito un record. Ha stabilito un record della seconda, esattamente 10 vittorie consecutive, non le aveva mai fatte nessuno. Ma appunto, quindi questo è un Foggia dei record. Poi hanno festeggiato a Fondi, che è l'unica partita che hanno perso in casa. Sì, al ritorno. Tutto ha girato per il verso giusto. Se poi consideriamo che a Melfi il Foggia, voglio dire, perdeva, poi comunque sia il Melfi avrebbe potuto segnare il secondo gol, mentre sul capovolgimento di fronte il Foggia ha segnato e quindi ha fatto proprio quell'incontro. Da lì poi è nata tutta un'altra storia del Foggia Calcio. Però nonostante tutto c'è da dire che se andiamo a esaminare la partita, anche se magari ha avuto degli episodi importanti a favore, però il Foggia lo ha letteralmente il campionato lo ha ammazzato, perché si è portata veramente a più 9 punti in classifica su Lecce, diretta inseguitrice, ha lasciato indietro il Matera, la Juve Stabia di circa 20 punti, battendoli sempre. Quindi il Foggia ha strameritato di vincere questo campionato, speriamo che possa ben figurare in Serie B,
credo che ci siano tutti i presupposti. Non sarà affatto semplice, perché la Serie B è tutt'altro campionato rispetto alla Lega Pro, questo evidenziamolo, cioè vi è un abisso tra la Lega Pro e la Serie B, così come vi è un abisso tra la Serie B e la Serie A. Certo, bisogna rifare tutto da capo. Beh, non penso comunque di rifare qualche talento, bisogna prevedere il Foggia, ovviamente deve aggiungere dei tasselli importanti, ma il Foggia un po' di talenti ce l'ha, penso a Vacca, penso comunque allo stesso Di Piazza. Quindi sì, penso forse Imperer, vanno presi almeno 4, almeno 5 elementi di valore, di categoria. Quello sicuramente, quello è questo è il lavoro di Giuseppe Di Bari e Colucci. Paolo, in chiusura, Sanctum Nicandro che farà i playoff probabilmente, non è riuscito a vincere il campionato, ma soprattutto domani c'è una sfida delicatissima della Salvemini, che deve assolutamente battere l'avversario al Miramare per assicurarsi la permanenza in seconda categoria. Antonio, sono felicissimo per la Sanctum Nicandro che fa i playoff, faccio i complimenti ai ragazzi, in bocca al lupo Ilea Gravinese che è il nuovo mister, questa nuova esperienza. Speriamo che la Sanctum Nicandro riesca a vincere questi playoff e qualificarsi per la prima categoria. La Salvemini è un po' prima categoria, che nel frattempo ha perso il Mattinata, che ha perso addirittura il playout in casa. La Salvemini invece non mi aspettavo un campionato deve così. Battere il Cagnano Varano, non mi aspettavo un campionato così dalla Salvemini, che comunque veniva da un'ottima stagione l'anno scorso, ricordiamo che ha fatto una stagione trionfale passando dalla terza alla seconda. Non mi aspettavo questo tipo di campionato, sicuramente sarà stato un anno transitorio, speriamo che domani riesca a vincere il Cagnano Varano senza problemi, e il gruppo c'è, perché comunque conosco alcuni giocatori della Salvemini, vedo che c'è gruppo, vedo che c'è voglia di salvarsi e magari ricominciare da capo a luglio per riscattare questa stagione che comunque anche loro non si aspettavano fosse di questo. Speriamo davvero che la Salvemini rimanga in seconda e che la Sanctum Nicandro vada in prima categoria. Con queste considerazioni chiudiamo. Grazie ad Antonio Castreotta. Grazie a te Antonio. Grazie a Miri Fabrizio. Grazie e buon sabato a tutti. E buona festa del lavoro a tutti quelli che hanno la fortuna, perché ormai è una fortuna poter lavorare. Grazie ad Anna Paolo Moneta. Grazie Antonio. E ovviamente l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima, anche se non perdetevi le repliche previste per questa sera alle 23 e per domani, domenica alle 13, un tantino prima del TG. È tutto per questo 27esimo appuntamento di Parlando di Sport. Ripeto, l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo alle 15.30.